moderna, vivace, moderna, c'è un grosso cambiamento perché le donne cambiano gusto, e sarà una collezione solare che andranno con i colori dal total white ai fluo. Soprattutto quello che crediamo di aver centrato l'obiettivo, quello di poter soddisfare veramente tutte le donne, da chi ha un fisico taglia 42 a un fisico taglia 50, perché tutte le donne sono bellissime. E teniamo presente che fare i costumi da bagno è una cosa che non è molto facile, bisogna farlo con grande professionalità, e Farak sono 60 anni che lavora per questo scopo. Perché il costume da bagno è l'unico vestito che una donna indossa in spiaggia. Colminetti, cosa ci racconti di questa collezione? O delle tue emozioni? È la prima volta che sfili? Non è la prima volta? Sì, è la prima volta che sfilo, diciamo, in maniera professionale, se così vogliamo dirlo, anche se non sono una professionista, e mi sa che si è anche visto, perché ero emozionatissima, tremavo, per cui no, sono contenta, è stato emozionante, è stato divertente, sono contenta. Come ti senti con indossi i costumi Farah? Guarda, io ero già cliente Farah da prima, per cui ancora meglio, perché adesso avrò una scorta di costumi Farah per l'estate, sono contentissima. Sei qua più in veste di donna, di showgirl, di politica? Di donna, certo, di donna. E questa... Prima di tutto di donna, anche perché voglio dire,
sempre comunque si è donna prima di essere tante altre cose, io credo, no? Anche che tu sia un politico, che tu sia una modella, sei prima di tutto una donna. Un'ultima domanda, sempre riguardo alla ribalta del fashion utilizzata ai fini, diciamo, politici. Abbiamo visto Renzi diciamo nei parterre, tu sulla passerella, insomma. Cosa ne pensi? La politica dovrebbe occuparsi di fashion o no? Beh, assolutamente sì, no? Cioè, voglio dire, la moda e il fashion in generale rappresenta un settore dell'economia, per cui soprattutto in Italia, dove siamo comunque, abbiamo dei punti di eccellenza riconosciuti a livello mondiale. Voglio dire, si sa, la settimana della moda a Milano, Parigi, New York, per cui certo, sì, perché no? Attenzione, la scelta del testimonial è una pura provocazione, non è certo emulare qualche stile di vita, anche perché io credo che la donna scelga con la sua testa e non si faccia influenzare dai testimoni, i testimoni vanno e vengono. Abbiamo un grande consulente di immagine che si chiama Ryan Tolomei, che è qua con noi oggi, e praticamente è quello che ci dà delle linee guida su quello che saranno le prossime tendenze, ma parlo già delle tendenze per il 2014 ormai, perché per noi il 2013 con questa collezione è concluso.